Buongiorno ragazzi, allora nel video story di oggi, sapete che una volta alla settimana voglio fare un video dedicato a una particolare situazione, a un particolare giocatore del Milan, per cercare di trapassare questa storia della nostra società ai giovani di oggi che sono così social, così veloci nel giudicare, così veloci nel cambiare anche idea, ma che per amare il Milan, per capire cos'è realmente il Milan, devono conoscere anche la storia. E allora, siccome vi voglio stupire oggi, vi parlo di un giocatore che sicuramente i giovani di oggi non conoscono, sono sicurissimo che non lo conoscono. Ed è stato forse il mio primo idolo e l'idolo di tanti altri della mia età, delle mie prime conoscenze del Milan. Sto parlando di Vinicio Verza. Allora, se volete approfondire la storia di Vinicio Verza, ascoltate il video, mettete un like, iscrivetevi al canale e campanella per le notifiche, è tutto gratuito. Vinicio Verza, un brasiliano nato per sbaglio in Veneto. Io avevo 12 anni e avevo appena subito la prima grossa delusione da milanista, la retrocessione. Andiamo in B. E tra quei giocatori che arrivano al Milan che ha come obiettivo il ritorno immediato in Serie A, c'è lui, c'è Vinicio Verza. Ovviamente non lo conoscevo, sapevo dai giornali che aveva giocato nella Juventus nei primi anni 80, fino all'80. Sapevo che era una riserva, giocava poco nella Juventus, ma aveva una Juventus che davanti a lui aveva dei campioni incredibili, c'era tutta la nazionale praticamente. Verza arriva, gli viene data la maglia numero 10 e fa un bellissimo campionato di Serie B. Io ricordo andavo a vedere con mio padre tutte le partite di Serie B in quell'anno, è il primo anno che ho iniziato ad andare a vederle regolarmente, tutte le domeniche in casa, e era un Milan che passeggiava, un Milan spettacolare, segnava goleade. Ricordo un Milan Varese 3-0 con tripletta di Vinicio Verza, tre gol belli, bellissimi. Da lì ci fu questo innamoramento calcistico per lui. Com'era Vinicio Verza? Vinicio Verza era un numero 10, ma un numero 10 di una volta, quindi era capace di fare gol bellissimi. Ricordo dei gol in cui prendeva la palla sulla tre quarti e danzando col pallone scartava praticamente tutta la squadra avversaria e poi segnava. Un gol così bellissimo lo potete trovare su YouTube di quando giocava al Como. Ma era anche un 10 che si assentava, che magari in certe partite o durante certe partite spariva e non lo vedevi più. Discontinuo. Aveva nella discontinuità il suo grande difetto. Al tempo stesso però era geniale, era funambolico, era bello da vedere a giocare a calcio. E quindi io quell'anno, l'anno della Serie B, poi l'anno in Serie A, in cui non eravamo una grande squadra, e lui illuminava, no? Un po' con quel suo numero 10, con quel suo fare un po' da mattacchione, da funambolo del calcio. Poi arrivano Atley, Wilkins. E lui vive al Milan probabilmente la sua stagione migliore,
in quel Milan che si toglie nel campionato 84-85 delle belle soddisfazioni, perché è l'anno in cui battiamo l'Inter all'andata con il gol di Hattley, non potete non ricordarlo e non conoscerlo. Al ritorno andiamo in vantaggio 1-0, l'Inter ci recupera 1-1, ci sorpassa 2-1 con Rummenigge e Altobelli. Il nostro gol era stato ancora segnato da Virdis e io ricordo che ero a casa all'epoca e giocavano in casa loro probabilmente e no, quindi avevo visto l'andata in cui segnò Hattley e quindi ero a casa con la radiolina, all'epoca si seguivano così le partite con la radiolina e esultai come un pazzo quando sentì dalla radiocronaca che Bergomi fece un retropassaggio corto a Zenga e Verza si catapultò sul pallone, scavetto a Zenga, la palla si alza e di testa l'appoggia in rete all'ultimo minuto il gol del 2-2. Ricordo un'esultanza pazzesca perché già all'epoca, quindi 14-15 anni, il mio odio assoluto per i nerazzurri era già bello vivo, già bello, insomma, c'era già. Altre soddisfazioni in quel campionato, gioca un bellissimo campionato, però già lì c'era qualche problema con Lidl, che infatti gli toglie la 10, gli dà la 7, questo è uno sfregio per Vinicio Verza. A fine stagione deve rinnovare il contratto, si presenta dal presidente Farina ed è disposto a firmare in bianco perché lui sta troppo bene al Milan, adora giocare a San Siro, è amato dai tifosi del Milan, vorrebbe restare al Milan anche firmando in bianco. Ma chissà perché Giusy Farina prende una di quelle decisioni assurde delle tante che ha preso e gli dice che non lo firmerà mai quel contratto e lo spedisce, lo manda via. Ricordo che chi frequentava, io non ancora, ma i grandi che frequentavano la curva e fecero degli striscioni in giro per Milano, delle vere e proprie proteste perché non volevano che andasse via Vinicio Verza, perché Vinicio Verza era veramente un idolo di noi tifosi, che non avevamo un Milan fantastico, spettacolare, e lui era il nostro genio, era il nostro genio. Avevamo Attila, Hattley che era la potenza, Virdis che era il bomber, Wilkins era il ragionatore, ma Verza era quello bello da vedere, il nostro brasiliano nato per sbaglio in Veneto. E Verza va via, finirà la sua carriera tra Verona, Como, e sicuramente è un giocatore che nelle sue interviste ha più volte dichiarato che i suoi 3 anni più belli da calciatore sono stati quelli in cui ha avuto l'onore di giocare a San Siro, di aver amato tremendamente il Milan e i suoi tifosi, quello stadio, e direi che se ancora oggi lo ricordo con piacere, con gioia, ricordo le prime emozioni da milanista vero sono legate a lui, a Hattley, a Franco Baresi meno perché ho imparato ad apprezzarlo più con l'età, no? A 12 anni, 13 anni, 14 anni era più Hattley che mi colpiva la fantasia, no? Oppure Vinicio Verza. Vinicio Verza. Ha giocato nella Juventus, ha giocato nel Verona, ha giocato nel Como, nel Cesena, dimentico qualche squadra, ma il suo nome resta legato a quei 3 anni di Milan. Quei 3 anni che hanno segnato la sua carriera, che lui ama ricordare come i 3 anni più belli della sua carriera. Se voi ragazzi non lo conoscete, scopritelo,
Andate, trovate dei bei filmati su YouTube di Vinicio Verza e scoprirete, oltre che un grande giocatore, una persona di vecchi tempi, una persona che oggi probabilmente ha poco da spartire col calcio di oggi, ma una bella persona e possiamo dirlo, uno che ha quelli di mezza età come me, come mi chiamano gli amici nerazzurri che commentano i miei video, ha regalato veramente delle grandi e belle emozioni. Quindi io mando un saluto affettuoso a Vinicio Verza e vi invito a scoprirne le caratteristiche perché scoprirete un gran bel giocatore. Ci sentiamo oggi, ragazzi, sperando di avere news e notizie finalmente su Reinders. A oggi.